Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, ci eravamo lasciati nello scorso, l'ultimo video, appunto, con l'ennesima inconcludente stagione, mettiamolo così. Perché? Perché, vabbè, devo lottare per poter andare in D1 e poi alla fine, da una parte per fortuna, da una parte meritatamente, mi sono per l'ennesima volta risalvato. Certamente è meglio salvarci che retrocedere, questo è famo assicuro. E niente, riproviamoci e vediamo un po' come andranno le cose. Scusate se ho questa questa voce qua, ma ho tra virgolette dei problemi, fa male un po' la gola, insomma, sì, dai, dei problemi alla gola, ma niente di grave, vabbè, comunque. Niente, andiamo a giocare, però prima di iniziare volevo dirvi che ho preso al posto di Cross Schweinsteiger, perché Cross no, c'è veramente, ok, a livello di piedi non era male, però è veramente molto lento. Ora, non che Schweinsteiger sia un velocista, però sono curioso sinceramente di provarlo e mi auguro sia meglio, non so come sia. E a posto di Gozze, che fra l'altro addirittura trovai parecchio tempo fa nei pacchetti, quindi quei pacchetti lì dove ne vanno le pane, mi rivende i giocatori o le scarti o le tieni, diciamo. Insomma, a posto suo ho preso Isco comunque, che anche se ora diciamo forse ci incasterebbe più qui lui, sono più curioso di provare Schweinsteiger una volta, anche se l'intesa non so se cambia o no. Insomma, comunque ho preso loro due e vediamo un po' come andranno le cose. La motivazione mentre parlo, mentre Caria parla, la motivazione principale per cui ho deciso di prendere Isco al posto di Gozze, vabbè, Isco al posto di Cross e Schweinsteiger al posto di Gozze, è una sola. Gozze, nonostante non fosse assolutamente male, non lo so, mi garbava e volevo provare Isco, che Isco è una realtà un giocatore che a me piace molto. Quindi niente, iniziamo a giocare e niente. Boh, David, che squadra subito. Joan Cassa, valutazione 83, guardiamo un po' cosa succederà. Dai, iniziamo l'ammodino. Vai, subito! Tira! Eccoli! Schweinsteiger! Si presenta così, dopo due minuti, 1-0. Bene così, però, come sempre, non abbiamo potuto toccare, perché il passato è stato molto forte, diciamo. Cagliola, mamma mia! Ma aspettavo, se andassi fuori, Paolo! Vai Modric! Modric! 2-0 al 20esimo! E andiamo di... Adò, ritirato! Dio, sì, subito! Allora, poi a vedere se è tutta da modino, come sempre. Non esaltiamoci prima di vedere i crediti, eventuali crediti e punti. Oh, della regola si è andata a modo, vittoria, crediti, miseria, ma va bene. Ale, prima vittoria stagionale, va bene, ragazzi. Bene così, e uno. Seconda partita, stavolta in trasferta, per quanto mi riguarda, stessa formazione. Anche se, cioè, ancora, perché Schweinsteiger comunque, diciamo che a parte il gol, non è che l'abbia provato, chissà quanto, ma ha toccato un pallone comunque. Quindi è andato la forma, ma è calata di po', intanto vediamo che la squadra è rischiata una squadra. Strano, lo sono 82, Antonino, simpaticissimo, Conte. Con l'attore, vabbè, iniziamo a giocare. Dopo la bella vittoria, la forma fisica, ma è calata di po'. Vorranno fissare quel successo, la forma fisica è rimasta uguale. Pieno, che dopo le prime... Vedi, un tasso solo, anche qui, 1-0, dopo 10 minuti, c'è Luca, sì, è Luca, dai. E Modric, tira, no! Bella roba, vai Cadre, Cadrecchino, vai, tira, Cadre! 1-1, riequilibra tutto. Che buono, cadere. E Paul, no Paul, ma come fai Paul? Vai Paul,
Dai, poi la rotta il cazzo, però la butterà dentro. Cabella! Premi Cabella! Diamode! Vabbè, ribaltato il risultato per ora, e lo dico toccandomi le palle. Mamma mia, mi sono rimasto dentro. Il colpo al cuore, raga. Ma la cane, ti ho sbagliato. No, no, no. Grazie Luca, se ce l'amico. Oh. Vai se su, bella roba, andiamo a chiudere. Vai Gonzalino, vai Gonzalino, che è stanchissimo, ma che gli amano, è stanchissimo Gonzalino, ma finisce così, 2-1, si è un po' sofferto nel finale, ma va bene così, è giusto, no, finisce, no, è giusto un po' così, l'importante è riuscire a mantenere il risultato, in questo caso la vittoria, e portare a casa appunto i 3 punti, 3 punti, e la 2, che diventa 6, così. Seconda partita, seconda vittoria consecutiva, mi tocco le palle, andiamo a fare la terza. Dai ragazzi, no aspetta, prima di lasciare tutto, fa vedere, perché sai, puntuali sorprese, tanto a me è sempre così. Sì, sì, la tabodina, andiamo a fare la terza ragazzi. Terza partita, ancora una volta in trasferta, cambia la formazione, vedete, a parte la parte destra, ovvero Barzal, De Schill, Vidal e Mertens al posto di Caceres, Conco, Pogba e Cabella, comunque si prova disco, vediamo un po'. Allora, Vezzaro, 83, allenatore non c'è, intesa 100, Mistone in mezzo di Bundesliga, sì, non assolutamente una squadraccia, anzi, soprattutto Ramos in attacco vola, per non parlare di Aubameyang, con l'altro vincimento non so, ma trovato molto incredibilmente, quindi non so come. Ciao a tutti dallo stadio. Basta andare comunque, iniziamo a giocare, speriamo bene. Dai ragazzi! Cazzo, mamma mia subito, che è un periodo fissimo, è un periodo fissimo, guarda che fai, vai, cazzo, sì, cazzo, vedete che palle, cambia tutto così però, vai stai che dopo 5 minuti tu funziona a casa sua, tira, Leno, Nebbo, chissà che sarebbe fatto, però è quello non messo. Cazzo, cazzo, come l'ha levata? No, aspetta! Via! Ma cazzo l'ha levata! Te l'ha stoppata così! Grazie Sergio, sono io per te. Vai, cazzo mio, che cazzo scivoli! Dai! Madonna, che palle! Ma io, dai Gonzalino, ma so fallo, rigore, la valle lì, l'arbitro è sempre questo fascista per il mio rigore, per giù, comunque a rigore devi dire che si mette, gamba c'è gamba, sto cazzo, uomo pieno, devo non ti so fallo, e fare che ci va la battuta, la moglie ci vediamo un po', e la brutta, e fa gol, fa gol Modric, 1-1, equilibra tutto, e mi tocca le palle, le tiro due perché, perché scarga la vince, la bassa voce sotto voce, speriamo bene, dai, Ale, via, 1-1, tanto c'è Luca. Mamma mia, ma cosa sciombina? Mamma mia ragazzi, ma perché non si muove lei? Non devi guardare il pallone a posto di andarci. Lo fare, oh cade! Cade! 2-1! Ribaltato il risultato. Ora manca più o meno un quarto d'ora. No, da portare 11 minuti del gioco. Ci si farà tenere questo vantaggio di lui.
cavolo, che tal niente, così, oh, fa quasi anche buona, bene, sì, dai, vediamo di rimanere su questo risultato e se proprio cambia da allungarlo. No, Vidal, ma poi perde lì la palla. Che merda. No. Presa, presa lei, mamma mia. Guarda che più fate le sue punti di sofferenza a me. Ma che cazzo fai? No! Oh, che si leva? Sì, che culo. Va, 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 va. Ma cosa è morto, oddio, ce la fa più. Dai, oh. Dai, levali. No, 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 no. Lo sapevo, come prende il gol alla fine. Lo aspettavo. Maremma troia, rubami l'anno di merda. Ora devo soffendo. Ma che cazzo, ma guardali anche lì, anche tu lo puoi scrivere. Madonna, sono un cazzo. E lui anche, sì, lui è una collera. Finisce sì. Dai, che palle, no. Oi, oi, vabbè, beh, alla fine sì. Come mi sa di tutto utile. Sono cose tanto queste servire, però. Ma non mi serve, insomma, quindi in teoria se tutto va come deve andare, ovvero se non c'è disconnessione del cazzo, no, niente, andiamo là, no, sono 7 punti per partita, non è male, però è vero, vinci, poi ho idea, rimane la mare in gola, vabbè, andiamo a fare la quarta, quarto match. Ti do l'English. Sì, deciditi, bimbo, che ho scritto bimbo sulla maglia. Dai, scegli una. Oh, oh, via, cosa va a testa? Oh, vai o no? Stai per il culo. Oh, vai. Comunque, vedete la formazione cambiata, diciamo, a parte sinistra, soprattutto. Tornate, c'è la Bundesliga, poi l'attacco Lewandowski Tevez, che sull'altro dovrebbe essere decisamente meglio di cadere che guai. Guardiamo un po', di che squadra, guardiamo un po' di portare a casa punti preziosi. Mamma mia, le mando occhi sul dallo per a zero, ne manca meno, fate attenzione, è ancora finita. Ma dai, ma che sei insieme a questa partita, vada a perdere di merda. Lo farò, oh, Carlitos! Bellina, bella capita! Alla perdita, sì! Cioè, in 6 minuti, 3 tiri! E forse è entrato uno, anche poco, per tutto! Boia! Dai, ti do la gamba, aspetta, te la stacco e te la regalo! E mano, va a tendere, mi stai levando la scuola! Giallo, è andata bene, eh! Tira te! Oh, preso dell'alto nella pancia, ma via, no, 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 Zotta Camorosa, no, no, Gesù, salvami, no, ma grazie, grazie Jesus, grazie Roberto, manca, oh, oh, lì fa, no, c'è da piangere, ma cazzo! Anche il suo movimento! Oh, che? Non vuole entrare, ma lei cosa, porca troia! Tira! Tira! Cazzo! Ma sono due, o c'è Gesù in porta, o Gesù mi vuole bene, mi voglio dire. Pure! Oltretutto, anche prende il gol! Maledetto che va a Bari,
Benzema, no, vabbè, non voglio vedere i risultati di più, che più che non di che fai, no? C'è chi è riuscito? No, ma... Ma non è niente che lo faccio per l'Africa? Uè, uè, uè. Può fare, oh! No, no. Palo, anche se è fuori gioco, ho tirato palo. Oh, mamma mia. E però, no, chiaramente no. Via, finito pure piano, così. Guardi un attimo le statistiche, che curiosità. In questa prima frazione abbiamo assistito veramente a un grande spettacolo calcistico. Oh, merda, io cosa ho pigiato? No, così cazzo. Oh, no, ma si può vedere, 13 tiri contro 2. 9 in porta contro 1, 56, possesso palla, 44. Devo farci lo tempo, vai. Non è fuori gioco. Vai, scordalo, 2-0. Ragazzi, ricordiamoci questa mattina lì, perché sarà quella lì che non mi farà raggiungere determinati obiettivi. Ve lo dico io, perché non è possibile. E non parlare anche della partita di prima, veramente. Ma questo è più clamoroso. Oh, Carlos Tevez. Allora, con Carlos. Cioè, alla fine bastava tirare piano. Il trucco è questo lì. Oh, vabbè. Quindi, crimine che ha poi entrato. Quindi la partita è ancora aperta. Vediamo un po'. Boh, proviamoci, vieni. No. No, la butti dentro, Schweinsteiger! No, si scherza! No, dai! Ma si scherza! Dai, ma porca troia! Ragazzi, andate così! Vediamo così! Che l'altro possiede di dirigere il mio lavoro. Finisce così, 3-1, no comment ragazzi, non è buono. No, mi fa morire, non è vero. Anzi, purtroppo questa volta non sta più lui. Dai, dai, c'era le palle però, vabbè, andiamo a fare la vinta. Quinta ed ultima partita di questo video. Vediamo un po' che ci si riscatta dopo l'ultima, perché per davvero prima è stata una partita un po' ingiusta, nei miei confronti. Che palle, no, moia. Vediamo un po', è strano, ho visto le Bundesliga, valutazione 85, intesa 100 e tanti auguri. No, vediamo un po' come va almeno l'ultima partita. Rigore, non so come mai ma è rigore, va bene? C'è? C'era? Ma non c'è la mia, ma qui si parla piano. E ho visto intelligente artificiale di merda, che ti cade, anche se a favore non li vogliono per lui. E chi c'è? No, però che c'è lo abbiamo rispettato, no? Però... Ale, vai, e uno! Carlos Tevez, sempre lui! Perché lui va sempre lui! Dai, ragazzi, fammi questo! Al 10 del primo tempo, 1-0. Ma rimaniamo come due sempre cari, scoprendo che siamo. Bello Lenu, vola Lenu! Mamma mia! Mandatelo bene! Mamma mia! Ho visto una vecchia rete di trovare, ecco! Lui, fuori! È buona! Va Carlitos! Oh! Quando va in porta, Mamma mia, Lenu! Dopo sale va, vedi! No!
Dai, è bene a fare ciò, ma che cazzo ti hai messo, ma cosa hai sbagliato? Mamma mia! Io non so come fare così, ragazzi, allora, oddio, che non è male, oddio. Eccolo lì! E andiamo lì! 1-0, 3 punti! Oh, 10 punti in 5 partite, vabbè! Lasciano tutto, sono 5 punti clamorosamente persi. Perché soprattutto della parte, della prima partita, quindi prima non era clamorosa. Però ci ho pensato, non siamo messi così male, almeno. Cioè, almeno per quanto riguarda le possibilità di promozione, salvezza, regola, basta una vittoria. A regola, anzi, vittoria due pareggi. Promozione, sarebbe buono vincere 3. Però credo che insomma messi sia male, cioè volendo ce la possiamo fare. Vabbè ragazzi, questo come ho detto prima era l'ultimo video di. Sì, l'ultimo video. L'ultima partita di questo video. E niente, quindi ci rivediamo al prossimo, dove nel quale spereremo di poter andare, perché no, in D1 tramite almeno la promozione, anche se l'obiettivo minimo rimane per sempre la salvezza. E niente, vedremo un po' cosa succederà, quindi vi aspetto al prossimo video. Detto questo, vi ricordo di mettere, se volete, mi piace, di condividere il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così rimarrete, per chi vuole, aggiornati su tutto quello che caricherò, e magari non solo, potete vedere anche altre cose. Vabbè, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.